Buongiorno a tutti. Accomodati. Buongiorno. Allora, benvenuto. Intanto grazie. Hai iniziato a teatro da ragazzo e subito è arrivata la TV. Sì. Vogliamo vedere il tuo esordio? Vediamolo. Vediamo. Ho i capelli, mi sa. Pronto chi gioca 1986, un angolino in cui facevamo tutti gli sketch, più di uno durante tutto il programma che andava in diretta, quindi ci cambiavamo mille cambi, ma già si vedeva, vedi, il rapporto che avevamo con le nostre due partner, con Francesca Draghetti e Tiziana Foschi, che erano molto più brave di noi. La premiata ditta, quindi, la premiata ditta. Sei diventato di colpo popolare. Come hai scoperto di essere diventato famoso? Lo abbiamo scoperto andando in giro, già facevamo teatro e quindi iniziavamo un po' di tournée e ci muovevamo in teatro per l'Italia, e c'è stato all'improvviso un riconoscimento, ci hanno riconosciuto entrando in un autogrill, guardalo, e noi non sapevamo di chi parlassero, quindi siamo resi conto che stavano parlando di noi, abbiamo capito che era cambiato qualcosa, era cambiato successo qualcosa. Ma era iniziata da pochissimo la trasmissione, quindi la televisione ancora adesso ha una forza importantissima, ma all'epoca era ancora molto, era dirompente proprio. C'erano pochi canali. La notorietà immediatamente veniva a galla. Senti, so che hai fatto i tuoi primi spettacoli con una divisa particolare. Beh, sì, era una divisa, insomma, adesso per dire la divisa. Io ho detto le origini degli spettacoli del teatro, che è fatto poi proprio sul luogo, è stato con le scenette degli scout. Io facevo il boy scout, quindi se parli di divise indossavo quella divisa. Ho iniziato facendo teatro proprio le sere che c'erano al fuoco, le notti al fuoco, così, quindi con le luci, proprio le luci naturali. Poi da là si è evoluta la cosa e anzi è venuta fuori anche qualcosa, fatto anche spettacolo lì da bambino proprio. Ho iniziato a pensare che si poteva scrivere qualcosa di diverso che non le scenette che facevamo, che i fuochi potevano essere due per mettere le luci, insomma ho capito praticamente che c'era una strada che avrei dovuto seguire. Senti, al liceo hai conosciuto un compagno che poi è diventata la tua metà professionale, Pino Insegno. Là sono iniziati i dolori. Ne avete combinate di tutti i colori. Accidenti, ci conosciamo dal primo liceo. E là abbiamo fatto proprio, veramente siamo diventati amici, ormai siamo parenti, non so, con Pino, perché anche come con Francesca e Tiziano ci conosciamo, sono le persone che ho frequentato di più nella mia vita. E con Pino ci siamo trovati subito con un'intesa particolare, perché facevamo casino, insomma, tanto per dire, facevamo un po' i monelli della scuola, della classe, tanto che ci commissionavano in altre classi, ci commissionavano anche venivano a dirci: senti, in quell'ora abbiamo da fare questa, venite. Allora noi andavamo là e facevamo qualcosa per rovinare la lezione ai professori, quindi facevamo per far qualcosa. Senti, far saltare. So che alla maturità Pino ti ha fatto uno scherzo. Sì, ha copiato brutto. Molto meglio, sì, ed è riuscito a prendere un voto maggiore del mio, quindi ancora per quello mi prende in giro. Quando erano i voti in sessantesimi, lui ha preso 42, io 38. Ecco. Quindi lui è venuto fuori, era quello più intelligente. Senti, sei attore. Lascio dire, insomma, al giudizio. Voglio dire, vabbè, mettiamola là. Sì, roba di poco. Sei attore, doppiatore, comico, regista. Ma guarda che tutte queste qualifiche sono tanto praticamente perché sono passati tanti anni. Ma non è vero. Per un periodo, piano, cercando di arrabattarsi nel corso degli anni. Hai fatto anche il professore di educazione fisica, ma i tuoi studenti, i tuoi alunni ti prendevano sul serio? Accidenti, ma che scherziamo. Ho scoperto tra l'altro che
cioè, non sono stato certo il primo, ma il professore di educazione fisica, quando fa e si diverte, fa bene il professore di educazione fisica, è il padrone della scuola, certo. Perché i ragazzi, cioè, riesce a prendere tutti i ragazzi, e quindi diventa un po' l'ago della bilancia rispetto agli altri professori, perché te li può scatenare contro, oppure ma trattenere. No, in fondo quello di italiano, quello di inglese non è così male, può metterci una buona parola, ma può metterci una buona parola, e quindi condiziona i ragazzi. Però si divertivano tanto, perché poi vanto un diploma all'ISEF, sì. Quindi dicendo diploma, e ISEF già ti denuncio un'età che è quella, perché ormai è diventata la laurea in scienze motorie. Il fatto che sei senza capelli puoi dire, lascia il mistero sull'età, quindi sei ancora molto giovane, diciamo. Io neanche un capello bianco, quindi vado ancora. Io invece molti. Vedi, visto che vengo dal nuoto, io ecco, come dire, ho mantenuto la cuffia per anni. La passione per il teatro ha prevalso sul resto nella vita di Roberto. C'è un musical che ami molto, Aladdin, vediamolo. Ah, beh. Di tutti i festival c'è l'olio, lo sole mio, lo sole sua. Io ho allargato lo scetto di Messina, io ho inventato i cannoli, gli arancini, le cassate. Quante cassate ho fatto io? Io, Mondalbano sono. Io ho organizzato la fuga di Bach con la nonna di Beethoven. Io ho scoperto l'acqua calda. Io ho dipinto la Gioconda, che ero io. Il genio della lampada, ti senti un po' Aladdin? Che bello, guarda, mi hai aperto un ricordo, quello spettacolo mi è rimasto nel cuore, perché è stato uno spettacolo che ci ha aperto il cuore, era bello, era pieno d'energia, era divertentissimo, era fatto bene, e soprattutto era fatto con due amici che purtroppo non ci sono più. Uno è Manuel Frattini, che abbiamo visto nel video, e l'altro è Stefano Dorazio, che aveva scritto tutto il testo dello spettacolo, quindi... Lo ricordiamo con grande però affetto. Però insomma, ecco, tu mi chiedevi del genio, ma cioè, guarda, già essere genio, voglio dire, perché è già difficile mantenere una stupidità costante, insomma, che pensare di arrivare ad essere genio, insomma, diventa un passo avanti. A proposito di geni, ne hai interpretato un altro, questo realmente esistito, Corradino D'Ascanio, il famoso progettista della Vespa, in una fiction di grande successo. Vediamo. Sì, avanti. Ingegner D'Ascanio. Dottor Piaggio. Come sta? Che piacere. Piacere mio, come sta? Bene, bene, ho saputo che state ripartendo. Sì, sì, sì. Sono stato sfollato in un paesino di Capri, ma non deve pensare che non abbia lavorato al nostro progetto. Ah. Vede, guardi, non è una bellezza. Vede, i giroscopi e gli snodi dell'elica sono soggetti a minori sollecitazioni. Poi ho ricalcolato la spinta dell'elichetta posteriore, in modo che si può bilanciare... D'Ascanio, non sono qui per parlare dell'elicottero. E di cosa? Di questo, guardi. Bravo Roberto, bel lavoro, quella fu bello, una bellissima bello, veramente un bel lavoro. Il regista Umberto Marino è stato bravo, ci ha selezionato tutti, ma erano tutti, hai visto Alessio Boni che faceva l'ingegner Piaggio, e là ho scoperto veramente, parliamo di genio, noi abbiamo avuto in Italia dei geni che adesso esclusi i presenti, diciamo, noi ci mettiamo da parte. Mettiamoci da parte, però comunque insomma ci sono state veramente delle personalità. Corradino D'Ascanio era un inventore, a parte che è quello che poi ha disegnato materialmente ed ha progettato, inventato la Vespa, ecco, insomma, che è un'icona italiana, ma è quello che nel campo aeronautico ha inventato l'elica a passo variabile, che detta così a te e a me non fa nessuna differenza, però per gli aerei l'ha fatta totalmente, importantissima per gli aerei. E oltretutto vanta il primato, il record di permanenza in volo, di distanza e di altezza dell'elicottero. Quindi il primo elicottero che ha volato è stato inventato da cioè non è neanche Leonardo da Vinci, ma Corradino D'Ascanio. Corradino D'Ascanio. Senti, sei papà di Jacopo, 27 anni, Romeo di 6, sì. Seguiranno la tua strada, li stiamo vedendo, guarda. Bellissimi ragazzi. Guarda che belli. Vedi con Jacopo e Romeo. Bellissimi. Questo testimone anche, vedi che ce ne andiamo in giro insieme per parecchio tempo. La prima foto eravamo... È un trittico niente male, sì, questo, ecco, altro Cortina, che premiata ditta. Per il cortinametraggio. No, dico, loro sono tanto belli, e con loro hanno 21 anni di differenza, 21 anni. Uno ne ha 27, l'altro 6. Io ho un ciclo riproduttivo come una megattera. Ne faccio uno...
Uno ogni 21 ogni 20 anni. Anni. Sì. Senti, sei molto impegnato tra cinema e teatro, prossimi impegni ce li vuoi dire? Prossimi impegni, il prossimo sequestro. Proprio il sequestro che andrà in scena a Torino in questo fine settimana e poi ci sono anche altre cose, cinema, cose. Sto interpretando tra l'altro anche un personaggio, wow. Che vedi che la pelata questa volta è servita perché era... Andate a vedere Roberto Ciufoli a Torino, grazie a Roberto. Ciao, grazie. Per essere stato con noi. Noi ci separiamo per un minuto ma torniamo tra pochissimo con una storia incredibile, restate con noi.